Indiano 7 pronto per il decollo sulla 07. Signori, permesso accordato! Mi sono sempre chiesto fino a dove si può spingere la pazzia. Spesso viene attribuito al linguaggio di una qualsiasi forma di alterazione persistente o temporanea delle facoltà mentali. Per l'appassionato, il termine pazzia si posiziona in quella linea sottile tra genio e follia pura. Se poi ci accoppiamo il termine storico di bara su quattro ruote al genio e alla follia, allora possiamo chiudere qua. Questo è l'effetto Turbo IE. Sicuro la conoscerete molto bene, è il fenomeno più amato dagli anni 80 ad oggi. Un'auto che porta ad una grave sconsideratezza e irragionevolezza, ma che allo stesso modo ci ha regalato dei momenti unici. Il modello di oggi è un'auto molto conosciuta in Italia. Ha fatto tante gare di accelerazione e ha sconvolto tutti, compreso me. Un qualcosa di assurdo. Una 1 turbo con questo motore, sentite questo 1003. Wow! Stiamo parlando di appena 845 kg di peso che stavano avanti ad un Nissan GT-R 35 a 290 km orari. Signori, era lei. È la 1 Turbo Killer, killer di supercar. È proprio quella che definirei una vera e propria sleeper. Da fuori quasi innocua, ma da dentro si respira un odore di cavalli molto pesanti e allucinante. Non serve lo stereo, signori. Davanti aspira e dietro scarica. Per tutti voi che mi avete chiesto cosa significa star dentro ad un'auto del genere, avere il motore avanti e voi dietro in accelerazione vi sentite travolti da un animale che non vi fa capire più nulla, ridete come pazzi, è pazzesca. Al primo video la macchina ha subito dei nuovi aggiornamenti. E così abbiamo approfittato di fare un 100-200, un 100-250 e la prova dei 1000 metri. Guardate.
spaziale. Chi non vorrebbe averne una così? Scordatevi qualsiasi pensiero, perché lei non vi dà il tempo neanche di pensare. Roba da matti, che bara. Io non ho ancora trovato il termine giusto per descrivere questo aereo su strada. Chiude il 100-200 in appena 6 secondi e 9. L'auto ancora non è stata bancata, ma con il tempo che scarica siamo intorno ai 420 cavalli per 845 kg. Un turbo è bello, un turbo più grande è ancora più bello. Dalla IHI originale a un GT 3076. Il turbo è più grande del motore. L'amo, io l'amo. La vecchia scuola mi lascia sempre senza parole. Un 1003 da 300 km orari. Ci vuole tanto fegato per portarla. È assurda. E pensare che negli anni 90 erano all'ordine del giorno. Come diceva il grande Karl Abarth, c'è gusto ad umiliare con una modesta utilitaria vetture di classe e prezzo superiori. Wow. Thank you.